Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di ospitare il professor Claudio Ferri, professore ordinario in medicina interna presso l'Università dell'Aquila. Buongiorno. Buongiorno dottoressa Capasso e buongiorno a tutti. Professor Ferri, quali sono le linee guida per la gestione del paziente cronico con scompenso cardiaco e quale può essere il ruolo del farmacista? Del tutto recentemente, come fa a intuire la sua domanda, sono uscite le nuove linee guida redatte da una moltitudine di società estremamente paludate che si occupano a tutto tondo di patologia cardiaca acuta e cronica, e il co-chairman, fa piacere questo ricordarlo, quindi la persona più importante, più alta in grado, è un italiano. In particolare, i responsabili principali sono due, e uno di questi è un illustre cardiologo italiano, il professor Metri. Che cosa dicono le linee guida che possano interessare il mondo dei farmacisti, che è un mondo fondamentale nella gestione del paziente con scompenso cardiaco? Di estremamente innovativo riqualificano lo scompenso cardiaco, vale a dire scompare la definizione lo scompenso cardiaco intermedio, per così dire, e compare invece una definizione più consona: il paziente ha uno scompenso cardiaco se il suo ventricolo sinistro non ha più una capacità corretta di eiettare sangue, si chiama frazione di eiezione, oppure ha scompenso ma la frazione di eiezione è normale, oppure si comporta in una piccola terra di mezzo, fra 40 e 49% di frazione di iniezione, in cui si dice moderatamente ridotta, quindi non compare più la dizione è intermedio, è qualcosa che non so che cos'è, no, è ridotta ma in maniera non così marcata. Quindi quando è nella quarta decina, quello scompenso viene così definito. E il farmacista ha un enorme ruolo nell'ambito dello scompenso cardiaco, come detto con precisione nelle linee guida, in cui un intero paragrafo, un intero box è dedicato a quello che è l'assistenza fuori dall'ospedale, magari fatta insieme al medico specialista. Chiaramente ricordo al mondo dei farmacisti che la patologia cardiaca cronica, lo scompenso cardiaco, non può essere gestito solo da un cardiologo, c'è bisogno di più competenze. Si pensi alla comune compromissione renale, all'interessamento dell'apparato respiratorio, alla possibilità comunissima che quel paziente con scompenso cardiaco abbia, che so io, ad esempio, il diabete mellito o un problema della tiroide. Ecco, quello che è di estremo interesse però è che la diagnostica dello scompenso cardiaco, quindi definire una persona come affetta da scompenso cardiaco, è stata rifinita, ma rimane sempre la stessa. Quindi, quando una persona che lavora nel mondo sanitario come un farmacista vede apparire una signora o un signore, dico signora perché è più facile visualizzarlo, che ha le caviglie gonfie, quindi che ha edema declive, che mentre parla va in affanno, quello che i clinici chiamano la dispnea, poi questo il farmacista non lo può sapere, che ha dei particolari rumori polmonari molto facili da auscultare con un banalissimo fonendoscopio. Ecco, già questo è un chiarissimo indizio di presenza e scompenso cardiaco. Vorrei dire che ne è sostanzialmente la prova provata, che va confermata semplicemente con l'esame clinico e con esami cui viene data da tempo un'importanza fondamentale. Uno ha particolare importanza per il farmacista perché il farmacista può effettuarlo direttamente in farmacia con un point of care testing, che è la valutazione del BNP, un peptide secreto dal cuore, i cui livelli si elevano particolarmente in due condizioni: l'insufficienza renale e lo scompenso cardiaco. Questo è estremamente importante perché una persona con BNP normale non può avere lo scompenso cardiaco. Una persona che ha un BNP elevato ha uno scompenso cardiaco e o
una insufficienza renale cronica, e quello, quel parametro che si può valutare anche nella farmacia che sia dotata dell'apparecchiatura idonea, mi indica se il paziente sta andando meglio o peggio al di là dei sintomi. Quindi il farmacista può essere cruciale per saper vedere se c'è un edema declive che va migliorando, se mentre parla quel paziente ha ridotto il grado di affanno che si vede con estrema chiarezza. Il farmacista può magari chiedere al paziente una cosa molto banale che dovrebbe avergli detto l'internista, il cardiologo, il geriatra, ma che magari è sfuggito, vale a dire: lei camminando in piano per 6 minuti, quanti metri riesce a fare senza avere l'affanno? Ecco, sono tutte cose per cui il farmacista è prezioso per ridurre quello che ancora oggi è il dramma, la tragedia dello scompenso cardiaco in tutti i paesi europei, Italia inclusa. Vale a dire che la mortalità è purtroppo sempre elevatissima. Lo scompenso cardiaco manifesta una mortalità che è paragonabile a quella di molti tipi di tumore, e il fatto che il paziente con scompenso cardiaco è quello che più comunemente si reospedalizza nuovamente per scompenso cardiaco. Ecco, è cruciale l'autogestione da parte del paziente, è cruciale la telemedicina, è cruciale la famiglia, ma è cruciale anche il farmacista, che può rilevare segni e sintomi assolutamente banali. Ne cito un ultimo e concludo per non andare fuori dal tempo: se quel paziente o quella paziente effettivamente si reca in farmacia ogni mese a ritirare i suoi farmaci, perché la mancata aderenza alla terapia, ad esempio ai beta bloccanti, che sono cruciali per mantenere il compenso di circolo, se quel paziente non ritira ogni mese la terapia, c'è il forte sospetto che quel paziente non sia aderente e persistente in modo corretto, e quindi vedrà deteriorare il proprio scompenso. Quindi la gestione da parte del farmacista delle problematiche che ho elencato è assolutamente cruciale. La ringrazio, dottor Ferri, per il suo contributo sempre puntuale e chiaro. Grazie, le auguro una buona giornata. Lei, grazie dottoressa Capasso, e grazie a tutti gli amici farmacisti.